Buonasera a tutti, bentornati su FIDAF TV per questa terza diretta di giornata che va a chiudere Week 5 del nostro campionato di Madden 2020 targato FIDAF. E lasciatemi spendere un minuto, ma doveroso, per ringraziare chi ha reso tutto questo possibile. Ringrazio FIDAF nella persona di Fabio Tortosa in quanto ideatore del format. Ringrazio Lezione di Madden nella figura di Francesco Cazzolla come commissioner di questa nostra lega virtuale. E ringrazio Beast Mode Football nella figura di Marco Masi in quanto media partner di Fusione. Il nostro abilissimo grafico Battista Battino, appunto per le grafiche. E per ultimi, ma non per importanza, ringraziamo FIDAF TV nelle figure di Lorenzo Ancarani, il nostro grande regista, e Leonardo Lombardi come produttore esecutivo. Finiti i convenevoli, ma come detto prima, più che doverosi, andiamo a presentare i protagonisti di questa sfida. Si vedranno scontrare Antonio Pezzullo, rappresentante degli Angels di Pesaro, che giocherà in divisa Packers. Si presenta alla sfida con un record di una vittoria e tre sconfitte, e dovrà affrontare Luca Giangiolini, rappresentante dei Buccaneers di Comacchio in maglia Cowboys. Il suo record è 2-2. Quindi due vittorie e due sconfitte. Andiamo a scorgere rapidamente le line-up delle due squadre prima di entrare in partita. Antonio Pezzullo schiera una difesa con tre linee di difesa e quattro linebacker. E tre linee di difesa a partire da destra sono Hubbard, Pierce e Wilkerson. I linebacker, sempre a partire dall'estra, abbiamo Landry, Preston Brown, Alexander e il veterano Ryan Kerrigan. In secondaria abbiamo anche qua due grandi nomi, Eric Berry e Joe Eden come cornerback, dall'altro lato avremo Hilton e Eric Berry naturalmente come strong safety, affiancato da Thompson con la posizione di free safety. Andiamo a vedere anche l'attacco. In linea d'attacco, partendo da sinistra, abbiamo Russell Okung, Quinton Spain, Sullivan, Finlay e Brown. I ricevitori, qua abbiamo il primo grandissimo nome, che è Odell Beckham, sicuramente il go-to guy della formazione di Pesaro, e affiancato da Mohamed Sanu, dall'altra parte del campo, e da due ottimi tight end, Hunter Henry e Tyler Croft. Il running back titolare è David Johnson e si spartisce, se così possiamo dire, le portate con Kelly, che sicuramente è meno utilizzato. Dietro il centro abbiamo Derek Carr nella posizione di quarterback. Andiamo a vedere ora la formazione dei Buccaneers di Comacchio. Qua abbiamo una linea a 4 in difesa. Partendo da destra abbiamo Everson Griffin, Davison, Tillery e Dee Ford a completare il lato sinistro della linea di difesa. Sulla linea dei linebacker abbiamo il primo grandissimo nome, Bobby Wagner, a dominare il centro di questa difesa e capitanarla, affiancato da Dante Fowler e da Brown. In secondaria abbiamo Kendall Fuller e Kidobi Ozi come cornerback e le due safety sono Budda Baker e Jaleel Adai. Linea d'attacco. A partire da sinistra abbiamo Kant, Taylor, Pouncey, Fulton e Smith. I ricevitori, DeSean Jackson e Cordarrelle Patterson. E un Washington che può giocare slot e comunque viene preso in considerazione da coach Giangiolini. I tight end sono Cameron Brate e Schultz. I running back invece sono Kareem Hunt e Carlos Hyde. E dietro al centro abbiamo l'ex Heisman Trophy Marcus Mariota. Ora i giocatori entreranno nella lobby per scegliere le divise, mettere a posto gli schemi e potremo entrare in campo. Nel mentre andiamo a guardare un po' di statistiche che riguardano le due squadre. Partiamo da Pesaro, con Derek Carr che finora ha lanciato 31 completi su 53 tentativi per 586 yard, 7 touchdown e 8 intercetti a macchiare la sua prestazione. Tra i ricevitori abbiamo una discreta
discreta, buona distribuzione di palloni. Abbiamo un Odell Beckham con 6 ricezioni per 366 yard e 5 touchdown. Mohamed Sanu 10 ricezioni per 121 yard ma nessun touchdown. Grant 8 ricezioni per 58 yard e 0 touchdown. E abbiamo Hardy e Henry. Complessivamente hanno messo insieme 4 ricezioni per sole 30 yard, ma ben 2 touchdown. David Johnson ha corso 56 volte per 435 yard e 2 touchdown. Un'ottima difesa finora che ha messo a segno 7 intercetti e 10 sack. Intercetti distribuiti 3 per Berry, 2 per Hilton, 1 per Aiden e 1 per Alexander. E i sack 6 per Kerrigan, 3 per Landry e 1 per Wilkerson. Andiamo a vedere le statistiche di Comacchio. Marcus Mariota, 52 completi su 79 tentativi per ben 827 yard. 4 touchdown ma 9 intercetti. Ricevitori, abbiamo un DeSean Jackson a 19 ricezioni per 285 yard e 1 touchdown. Cordarrelle Patterson, 10 ricezioni per 231 yard e 2 touchdown. E Cameron Brate con 10 ricezioni, 166 yard e 0 touchdown. Kareem Hunt, 68 portate per 279 yard e 3 touchdown. Siamo quasi pronti per scendere in campo. Sta per prendere via il kick-off. Chiedo scusa a Mattia Giangolini, Luca Giangolini, scusate, per avergli storpiato il cognome. E mentre abbiamo qualche problema di connessione, andiamo a vedere anche la difesa di Comacchio, che ha messo a segno finora 3 intercetti, uno con Wagner, uno con Fuller, uno con Ousie, e 3 sack, 2 per Griffin e 1 per Dee Ford. Abbiamo ancora qualche piccolo problema a far arrivare le immagini. Probabilmente, anzi sicuramente un problema di connessione. Ecco arrivate le immagini con un leggero delay. Eccoci in campo. In questo momento a palla Pesaro. Abbiamo visto una corsa, ma abbiamo già visto una flag, una face mask per Dante Fowler, che regala così 15 yard all'attacco avversario. Quindi ora siamo sulle 21 yard a giocarci un prime 10. Si va alla QB draw, David Johnson trova il varco, chiude il down. Ottima portata per il buon David Johnson che porta la palla sulle 10 yard e andiamo ora a giocare un prime 10 sulle 10, quindi un primo gol per gli Angels Pesaro. Vediamo un high formation con una quantità esagerata di tight end in campo.
siamo al PES. Carr cerca il ricevitore, trova Odell Beckham, ma c'è una flag. Odell Beckham ovviamente non è stato trovato, non c'è touchdown, ma questa sanguinosa flag porta allo spot della palla a una yard dall'end zone e andiamo a giocare un primo gol da una yard per gli Angels Pesaro. Vediamo una formazione, una bunch a destra in single back. Vedremo se si sceglierà di correre o di lanciare. È una tossa a destra, ottima la reazione del cornerback che arriva nel backfield dell'attacco di Pesaro e fa perdere così 6 yard e andiamo a giocarci un secondo gol dalle 7 yard. Shotgun formation, vediamo il QB Carr che aggiusta la propria squadra, drop back e un passaggio. Si scrambla a destra, si incrocia al campo. Incompleto per Mohamed Sanu e ancora la palla viene spottata sulle 7 yard e andiamo a giocarci un terzo gol. Eccoci nuovi in campo, shotgun formation, doppia tight end a destra, twins a sinistra, probabilmente si andrà a cercare l'end zone con un passaggio. Vediamo aggiustamenti, running back in motion, empty formation, arriva il pass, arriva il touchdown per Mohamed Sanu e gli Angels di Pesaro che si portano in vantaggio per 6-0 in attesa della conversione che è buona e quindi siamo 7-0 per Pesaro. Ora Comacchio avrà la palla per provare a rispondere immediatamente. Vediamo Cordarrelle Patterson la posizione di ritornatore, non arriva sul pallone, abbiamo un touchback che si ripartirà dalle 25. Vedremo rientrare in campo Marcus Mariota e i suoi Buccaneers. Comacchio, formazione stretta, shotgun formation, Kareem Hunt a fianco di Mariota. Si inizia subito con una corsa centrale, non si trova il varco. Ottima reazione della linea di difesa di Pesaro, che concede una sola yard a Kareem Hunt e si va a giocare un secondo e 9 dalle 26 yard. Ultimi aggiustamenti prima dello snap, 7 secondi. Vediamo un uomo in motion. Snap, drop back. Buona lettura e ottimo completo su DeSean Jackson che si fa trovare pronto. Abbiamo attaccato la finestra tra la safety e linebacker, ottimamente colpita, e ora siamo sulle 46 yard a giocare un primo e 10. Abbiamo una single back formation con il QB under center, una bilanciata, due tight end e due ricevitori, e ancora un pass, una slant ancora per Jackson, un 2 su 2 per 36 yard per Mariota e ovviamente un due ricezioni per 36 yard per DeSean Jackson che muove ancora la catena, si porta in campo avversario e andiamo a giocare un primo e 10 sulle 38 degli Angels Pesaro. High formation, twins a sinistra. Vediamo se continueremo a vedere un gioco di passaggio. Un RPO trova il ricevitore Patterson libero sulla sinistra, riesce a guadagnare qualche yard ma il cornerback non si fa beffare e dopo solo 4 yard
fa finire la sua corsa. Comunque un buon guadagno, abbiamo un secondo e sei. Siamo già o comunque in prossimità del field goal range per coach Giangolini. Ancora siamo in back formation. Doppio tight end a destra. E stavolta si corre, cari Manta, attacca all'esterno, non si fa beffare l'esperto Eric Berry. Non concede la chiusura del down e siamo a un terzo e 4 dalle 32. Ottima reattività nonostante la non giovanissima età di questa strong safety. Shotgun formation. Ricevitori aperti. Vediamo qualche aggiustamento. 3 secondi per snappare. Ecco lo snap. E arriva il sack. E arriva il sack per Ryan Kerrigan. Il settimo sack di stagione, 6 sack quindi finora. Una media interessante. Con questo siamo a 7 sec in 5 partite. Vedremo se c'è gamba per raggiungere i pali da questa posizione per il coach di Comacchio. Intanto se ne va il primo quarto. Ricordiamo il punteggio, come potete vedere, 7-0 per gli Angels Pesaro. È un field goal dalle 58 yard, quindi realizzabile, ma sicuramente non così facile e non alla portata di chiunque. Vedremo se questo kicker ha gamba. Il vento potrebbe aiutarlo. È una finta, è una finta. È una finta che riesce, ma non si, non lo so. Potrebbe essere chiuso, come no. Ed è chiuso. Un'ottima finta che coglie di sorpresa il coach di Pesaro e Schultz riesce a chiudere questo importantissimo quarto down. E quindi continueremo a vedere in attacco Comacchio. Corsa centrale, si scivola sulla destra. Ottima reazione del linebacker, imbloccato. E fa finire la corsa di Carimanto con una sola yard. Quindi ora siamo a un secondo e 9 dalle 27 yard. Empty formation. Arriva lo snap. Via tempo, scarica in mezzo alle safety. Nel traffico la palla non viene ricevuta. Chances are good. He's going to be a very busy guy. Two catches already in this opening drive, and they were looking his way for a third. I think they put this defense on notice that that could be a really, really frequent Ci combination. accingiamo a vedere giocare un terzo e 9. Ora siamo in Play pieno field number goal 9 on range, the drive coming up, and they need quindi in nine una yards condizione on in cui third comunque down. vada, Comacchio potrebbe mettere punti sul tabellone. Vediamo. Un doppio tight end a destra, shotgun formation. From the shotgun, it's Si va Mario. ovviamente per il passaggio, c'è That's one tempo, more lancio sulla chance. flat And they're e gonna stop ottimo, him short of Kerrigan first non si down fa as he's tackled scappare. at about the 21. DeShone They're catching Jackson good for only six, e and questa now we've got volta, fourth. anzi, Now di nuovo McBrien going andiamo a for the giocare field un goal. quarto down, From the vedremo right se hash, it's stavolta a si sceglierà 38-yard di attempt. calciare, ma immagino di sì. Arriva lo snap, arriva il calcio, largo a sinistra, largo a sinistra. Quindi niente punti per Comacchio, il punteggio resta sullo 7-0. E ora palla a Pesaro
che tenterà di raggiungere il doppio vantaggio, di mettere due possessi tra le squadre. Formazione stretta, single back. Palla David Johnson. Il buco si era aperto, ma ottima la reattività di Hillary, che riesce a mettere a segno un placcaggio dopo una yard conquistata da Kareem Hunt. Da David Johnson, scusate. Ancora una formazione stretta dalla shotgun. Vediamo Carr che dà delle direttive ai suoi ricevitori. È un passaggio, drop back, il lancio, intercettato, intercettato. Purtroppo preso dall'emozione, Fuller non è riuscita a riportarla in campo, a riportarla in endzone, e ha sbattuto contro un ricevitore incolpevole in mezzo al campo. Però ora Comacchio ha la possibilità di portare il punteggio in parità. Formazione stretta sempre dalla shotgun, e arriva un altro sack, un sontuoso Kerrigan. Non più giovane, ma a quanto pare fa valere molto la sua esperienza. E Mariota a terra per la seconda volta, e Kerrigan porta a 8 il suo bottino stagionale di sack. Shotgun formation, un secondo è molto lungo, un secondo e 17. Vediamo una trips a destra, arriva lo snap, Mariota stavolta a tempo, scarica sul profondo in end zone e niente, quasi intercetto. Those passes out that far wide always make you hold your breath a little bit. Felt like it was in the air for a while. What it does is allows a defender to gain some ground, come from a long distance and have a chance to affect the pass. An incomplete pass on that last play. Ancora Mariota dietro il centro a giocare un terzo e 17. Siamo lontani dall'end zone anche per un calcio. Vedremo che strategia deciderà di adottare. È un pass, ha ancora tempo, stavolta arriva al completo per Bray, corto per chiudere il down, ma sufficiente per provare a piazzare un calcio e togliere lo zero dal tabellone per i Buccaneers di Comacchio. Arriva lo snap, arriva il calcio, ancora largo a sinistra. 1-0 su 2 per un kicker che non avrà una bella nottata dopo il confronto col proprio coach. E quindi si riparte con il possesso per gli Angels di Pesaro sul 7-0 a favore. 3-13 da giocare ancora in questo primo tempo. Si va con una stretch a sinistra di Johnson, c'è campo, stringe e il linebacker e safety rimontano, ma non prima di avergli fatto guadagnare 5 yard. Quindi secondo e 5 dalle 39, il tempo corre, siamo a 2 minuti e 56 dalla fine del quarto e dalla fine del primo tempo. After the pick up of 5, here's second and 5. Vediamo una formazione stretta in shotgun. È un pass. QB indietreggia, c'è tempo. Lancio in mezzo al campo. Il target era o del Beckham. Di sicuro uno dei pochi a cui si potrebbe chiedere di fare una ricezione in queste condizioni. Purtroppo neanche lui ha potuto nulla. E andiamo a giocare un terzo e 5 per gli Angels di Pesaro. Bunch formation a destra, e ancora un pass,
è completo, ma non ci sono yard after catch. Il QB si accascia, il ricevitore si accascia dopo aver ricevuto il pallone, ma è corto di 3 yard. E quindi andremo a vedere un quarto e 3, probabilmente un punt. E così è. Dopo il quale entreremo nel 2 minute warning. Meanwhile in Los Angeles, an update from there. 1:56 da giocare. E ancora 3 timeout per coach Giangolini. And we remind you, coming up at the half, we'll join who, Charles? The coach. The coach, Jonathan Coachman, standing by in Orlando. He'll have stats and scores from games in progress, as well as scores. Una corsa centrale, rimbalzo a destra, Kareem Hunt legge molto bene i blocchi, chiude il down. Si porta sulle 47, andiamo di no huddle, single back formation, doppia tight end a destra. Il tempo in questo momento corre. Il coach cambia la formazione, è una formazione stretta, ma stavolta in shotgun. Il tempo continua a correre. È ancora una corsa per Kareem Hunt, che stavolta non ha margine per portare la palla più avanti di nulla, essendo ancora un secondo e 10. Siamo già in territorio Angels. Ed è sfumato il primo timeout per la formazione di Comacchio. Vediamo ancora una single back col QB under, il doppio tie a sinistra. È ancora un pass. C'è tempo. Arriva il lancio e quasi l'intercetto, ma c'è una flag. Una defensive pass interference per Preston Brown, che regala 15 yard all'attacco di Comacchio e li porta sulle 33 yard. Andiamo a giocare un primo e 10 dalle 33. 1:15 per coprire 33 yard è un'eternità, quindi potremo vedere il primo touchdown per la formazione di Comacchio. È una read option, il QB tiene la palla, ma ottimamente letta da Kerrigan, MVP difensivo perlomeno fino a questo momento. Un secondo e 14 e un solo cronometro fermo e un solo timeout rimasto a Comacchio. Ancora una formazione stretta dalla shotgun, Kareem Hunt di fianco a Mariota. Arriva lo snap, c'è tempo, il QB scarica, incompleto. Incompleto su DeSean Jackson, la palla finisce in mezzo al nulla. Ma ferma il cronometro. 1:04, 3:14. I think you're right. They seem to have gone off tendency quite a bit, but only the second quarter, a lot of time to change things. An incomplete pass on that last play, and that means they'll need to come up with something here on third down. Ancora shotgun. Vediamo Mariota dare le ultime indicazioni ai propri ricevitori. Arriva lo snap, c'è tempo, arriva lo scarico, ottimo il completo su Kareem Hunt, ma corto ancora una volta per la chiusura del down. È un quarto e 4, sarebbe un field goal dalle 44 yard. Vediamo cosa ci darà il coach di Comacchio. Si va per il calcio. Ricordiamo, è il terzo di giornata. I primi due non hanno avuto un esito positivo. Arriva il calcio. Questa volta è buono, ma c'è una flag. Se fosse, appunto, Racking the Kicker.
E quindi di nuovo palla a Comacchio, un primo e 10 dalle 13. C'è ancora un time out e 20 secondi da giocare, quindi di sicuro uno se non due attacchi all'end zone sono fattibili. High formation. Ancora Hunt centrale, supera la linea ma non il linebacker, solo due yard per lui e Coach Angolini è costretto a usare il suo ultimo timeout. Quindi probabilmente ora vedremo un attacco diretto in zone su passaggio per evitare di far scadere il tempo. Ma arriva il sack, attenzione, arriva il sack, è necessario uno spike, ma non c'è tempo, non c'è tempo, il tempo scade, il punteggio si assesta sul 7-0 per gli Angels di Pesaro. Inizierà subito il secondo tempo. Con la palla in possesso di Comacchio. Ritornatore, attacca al centro del campo, scivola a destra, stava per scappare al primo placcaggio, ma il secondo placcatore è arrivato a chiudere la situazione ed evitare situazioni spiacevoli per la squadra di Pesaro. Siamo ora sulle 33 yard in territorio comacchiese. Primo e 10. Shotgun formation, un tight end, tre ricevitori. Vediamo la pressione, è una screen, Kareem Hunt attacca all'esterno del campo, chiude il down. Buona reazione della safety che comunque arriva non prima della chiusura del down. Abbiamo un primo e 10 dalle 44 yard. Ancora shotgun, stavolta vediamo una 3 a destra. E ancora Kerrigan, sontuosissimo. Purtroppo il buon Smith non sta passando dei bei momenti dovendo fronteggiare un Ryan Kerrigan in grande spolvero al terzo sack di giornata e al nono in stagione. Secondo e 16, arriva lo snap. Mariota a tempo, trova l'intercetto, lancio non precisissimo. E arriva l'intercetto di Eric Berry. Eric Berry che con questo intercetto arriva a 4 in stagione. Vediamo dei movimenti, una trips a sinistra, shotgun formation, Carr indietreggia a tempo, cerca Odell Beckham e non lo trova. Un Odell Beckham in chiaro scuro in questa partita, ancora non è riuscito a impattare la partita in maniera importante, ma è un giocatore a cui basta un'azione per farsi sentire. Abbiamo un ottimo completo su Hunter Henry su questa slant, un terzo e 2 dalle 43 yard. Ancora palla a Pesaro. Second down
pass play got him 8 yards. Now they've got a third and a couple remaining. Abbiamo un QB under center, formazione molto stretta. Vediamo se deciderà di prendere di corsa queste 2 yard. E invece no, arriva l'ottimo lavoro della safety che tronca la corsa sul nascere. 4 e 2, e ora la palla tornerà in mano a Comacchio. Calcio corto in mezzo alla mischia, nulla di fatto, la palla sarà rispottata sulle 43 yard in territorio Buccaneers. È un primo e 10. About set for this next drive by the Cowboys. High formation per Coach Giangolini. Now it's the offense's turn as they've got it first and 10. Abbiamo ancora degli aggiustamenti, qualcosa non convince il quarterback. Abbiamo ora lo snap, c'è tempo ma il lancio impreciso finisce per terra. It's always a battle. Who's going to win on first down? The offense or the defense? Let's face it. If you've got the ball, un secondo e 10. Abbiamo una selezione di gioco bilanciata sui passaggi per Coach Giangolini. 7 corse per contro 13 passaggi finora. È un high formation, doppio tight end a sinistra. Arriva lo snap, è una tosse a sinistra. C'è campo, ma il numero 65 si addormenta e decide di non bloccare e il linebacker punisce. 3rd and 9, sulle 44 yard. The Packers bringing in an extra member of the secondary. Shotgun formation. Third down stop. Vediamo ancora aggiustamenti pre snap. 5 secondi per snappare. Arriva lo snap adesso. C'è tempo. Arriva il lancio. Ottima ricezione, sontuosissima, a una mano sopra la safety per DeSean Jackson. Era un terzo down già molto importante, ottimamente chiuso e molto molto di più. Siamo ora sulle 20 a giocare un prime 10, palla ancora Comacchio. Vedremo cosa sceglierà il coach. Vediamo un uomo in motion, ma finisce il tempo. Finito il terzo quarto. Ah no, un time out, scusate. Qualcosa non convinceva il coach di Comacchio e si è preso tempo per pensare. Ancora shotgun, arriva la pressione, ma una screen, QB riesce a scaricare, c'è spazio, ottima serpentina di Hunt, touchdown Kareem Hunt. Punteggio sul 7-6, in attesa del calcio che arriva adesso ed è buono. Finalmente Comacchio riprende questa partita. Siamo ora sul 7-7. Palla a Pesaro. Calcio relativamente corto. Ritornabile. Ritorno decoroso. Palla verrà rispottata sulle 31 yard in territorio Angels.
e tornare in campo Derek Carr e il suo attacco. Una formazione molto stretta con il QB under center. Compare un fullback. È un passaggio. Si prende tutto il tempo necessario, completo. 5 yard che sono sempre meglio di nulla. Quindi ora secondo e 5 dalle 36 per gli Angels. Ancora formazione stretta, ancora il fullback che sta diventando una creatura mistica di questi tempi. Corsa centrale, ma ben bloccata da Tillery, che sta facendo un'ottima guardia all'interno della linea. Già due ottimi placcaggi, se non per perdita di yard, comunque per non guadagno. E ora un terzo e 4. Formazione stretta, sempre in shotgun. Cara tempo. Scarica. Quasi intercetto, quasi intercetto. E ora al quarto down, probabilmente la palla verrà restituita a Comacchio, che ha la possibilità di mettersi avanti in questa corsa. Decide di ritornare nonostante l'uomo attaccato, si prende un po' un rischio, e comunque era già un buon spot anche in fair catch, facendo un fair catch. Comunque sia, siamo sulle 37 yard e vedremo un primo e 10 con la palla in mano a Comacchio. I formation, tight end a destra, pinza a sinistra. Vedremo se si andrà di corsa o di lancio. E ancora Carimant gira l'angolo, ma sbatte contro un sontuosissimo Wilkerson. E guadagna una sola yard, quindi un secondo e 9. Si resta su una formazione chiusa. Vediamo il doppio tie da un lato e il fullback sbilanciato dal lato opposto. QB ancora non convinto, arriva adesso lo snap, c'è tempo, arriva al lancio, ancora DeSean Jackson. Sicuramente il go to guy per questa partita e in generale in questo attacco. È un terzo e 2. Siamo ancora in territorio Buccaneers. Siamo una information, una goal line formation. Ed è palla al fullback. Buona reazione di Kerrigan, che però si fa trascinare oltre la chiusura del down. L'inerzia dell'uomo in corsa sicuramente ha giocato a suo favore. E quindi è un primo e 10 per Comacchio. Siamo sulla metà campo. Una formazione bilanciata, una single back col QB under center, doppio tight end. Si decide di correre, Carimant attacca alla sinistra del campo, chiude il down, ottima corsa, anche dopo il contatto è riuscito a prendere quelle 2-3 yard in più che gli hanno consentito di avere un altro set di tentativi per un primo e 10 dalle 41 yard. Ora siamo in territorio Angels.
Formazione stretta, shotgun, Kariman di fianco a Mariota. Vediamo come deciderà di sfruttare questo primo tentativo. 2 secondi per snappare, 1 secondo al limite. Mariota a tempo, se lo prende tutto, scarica e niente, stavolta DeSean Jackson non è riuscito nel miracolo. Una doppia copertura, ottimo lavoro del linebacker. Di sicuro adesso si sta forzando parecchio su questo ragazzo che se lo merita, ragazzo di una volta. Formazione stretta nuovamente, sempre dalla shotgun. Molti aggiustamenti da parte del QB prima dello snap. Parte il passaggio ed è completo. DeSean Jackson, infervorato, riesce a prendere una palla con le mani nel casco da parte della safety. Quindi è un primo e 10 dalle 25. Un high formation, un solo ricevitore aperto. E ancora un pass. E ancora DeSean Jackson. Stavolta trova il varco. Taglia il campo ed è touchdown. Touchdown per DeSean Jackson e i suoi Buccaneers di Comacchio. Per la prima volta in vantaggio questa sera. And there they got him the ball, just get it to him, let him do the rest. You know, he probably said that to his quarterback. Arriva il calcio, lo snap è buono, il calcio pure. 14-7. Abbiamo il sorpasso da parte di Comacchio dopo essere stati sotto per buona parte della partita. Ricordiamo anche 6 punti abbandonati per strada con 2 field goal sbagliati. Sempre da parte di Comacchio. Ma torniamo subito in campo con la palla a Pesaro. Un ritorno discreto, palla sulle 28 yard. 5 minuti ancora da giocare, la partita ancora apertissima. Coach Pezzullo ancora tutto il tempo per agguantare il pareggio e provare a ribaltare il risultato. The Packer offense ready to get the empty formation. And right now these guys, they're shuffling a little. Andrà a cercare subito il passaggio, presumibilmente. Arriva lo snap. C'è poca pressione. Gara a tempo, scarica. È completa. Ottima ricezione per Mohamed Sanu. Vediamo ora un high formation. Odell Beckham da destra si sposta a sinistra. È una stretch a sinistra, ottimo blocco del ricevitore, ottimo il corridoio. È sulle 15. David Johnson brucia la difesa di Comacchio e attacca l'unico spiraglio libero e si invola verso la red zone. Ora abbiamo un primo e 10 con palla agli Angels dentro le 20 yard di Comacchio. Abbiamo una formazione stretta, QB under center, single back. Vediamo, si torna da David Johnson che attacca all'esterno, solo un uomo davanti, non lo batte, ottimo, ottima safety. Già le la dai, un altro giocatore di esperienza. Riesce a limitare i danni dopo 8 yard. Ora abbiamo un secondo e 2 dalle 9 yard. Ma poteva essere TD, quindi un placcaggio molto importante. Formazione stretta, shotgun. Sette secondi per snappare.
arriva ora lo snap, c'è tempo, Carr scarica, trova il ricevitore, si libera dal placcaggio del touchdown, Mohamed Sanu. Ottimo lavoro del ricevitore, di quello che dovrebbe essere il secondo ricevitore, ma di sicuro oggi rispetto a Beckham ha fatto vedere cose migliori. Il calcio si stampa sul palo, però il calcio si stampa sul palo, quindi non è pareggio. Abbiamo ancora gli Angels sotto di un punto a 3 minuti e 53 dalla fine della partita. E diciamo che qua ci ha messo del suo anche la sfortuna, però con i 6 punti che mancano a Comacchio per i calci sbagliati andiamo a fare una mezza patta. Vediamo adesso come deciderà di approcciare questi ultimi minuti, non è ancora in condizione di poter gestire totalmente il cronometro. Ricordiamo che adesso a Pesaro basta un field goal per riacchiappare la testa della partita. Torniamo in campo, palla a Comacchio. Ancora in shotgun. 3 secondi per snappare. Palla a Dante che attacca al centro del campo e niente. Buona guardia della linea di difesa che si libera immediatamente dal blocco. E concede solo 2 yard. Era Hubbard la linea di difesa in questione. Ancora shotgun, secondo e 8. Vediamo un uomo in motion. Arriva lo snap. È l'incompleto, è l'incompleto. Molto vicino qua all'intercetto Mariota. Terzo e 8 ora per Comacchio. Terzo down piuttosto importante. Non chiudere vorrebbe dire ridare palla con 3 minuti a Pesaro. Vediamo il coach di Comacchio, molto riflessivo, si prende tutto il tempo per aggiustare. E ancora niente, si cerca un lancio complicato in doppia copertura. E quindi vedremo un punt per Comacchio. Punt molto corto, non supera la metà campo. Sicuramente ci sarà stato un qualche problema. E quindi dalle 37 yard vedremo il possesso di Pesaro. Scusate, ma sto avendo qualche difficoltà con le immagini. Intanto abbiamo un placcaggio di Everson Griffin, il primo di giornata. Formazione stretta dalla shotgun. 2:20 alla fine della partita, il tempo corre. Si va ancora a cercare del Beckham, ma niente da fare. Terza e 10 per Pesaro, che ha bisogno di chiudere questo down. Arriva il pass e arriva al completo sul buon Odello, che si fa trovare nel momento del bisogno. Ottimo catch. E andiamo così
all'interno degli ultimi 2 minuti di partita. Un solo punto a separare le due squadre. Vedremo come vorrà gestire il drive Coach Pezzullo. Vediamo un eye formation. È una streccia a destra. Buono il blocco. Ottimo lavoro ancora una volta della safety che ci mette una petta. Poteva essere un touchdown. Time out. Time out per peso. High formation, siamo già sulle 30, quindi una buona posizione. Ancora una corsa a sinistra, una corsa larga, buona la prima juke. E sul placcaggio arriva anche la flag, un face mask sanguinosissimo. Porta la palla sulle 11 per un prime 10 per Pesaro. Tra l'altro in questo momento Comacchio ha solo 2 timeout per fermare eventualmente il cronometro. Ora Pesaro può giocare per il field goal. Vediamo una spread formation con 4 ricevitori. È ancora un pass, scara a tempo, sta nella tasca, scarica. Niente di fatto, un incompleto. E il tempo si ferma. Siamo un minuto e 30 dalla fine di questa partita. Molto, molto tirata. Vediamo una single back formation. Ancora una streccia a sinistra, David Johnson attacca al buco e porta la palla fino alle 5 yard. E arriva ora il timeout dei Buccaneers. Comunque vada, che sia TD o field goal, vogliono tenersi il tempo per riuscire a recuperare un eventuale gap con una segnatura degli Angels. Comunque siamo sulle 5 yard a giocare un 3rd and 3. High formation per Coach Pezzullo. Doppio tight end? No, scusatemi, impossibile. Quello meno possibile, ma non con due ricevitori aperti. E stavolta il clock arriva a zero e non arriva lo snap, quindi indietreggeremo di 5 yard. E un 3rd and 3 diventa ora un 3rd and 8 dalle 10. Vediamo se sarà una giocata comunque conservativa tenendo palla a terra o si cercherà comunque l'end zone per via aerea. Ancora una formation. È un pass, è un completo. Però del Beckham che porta la palla vicinissima alla chiusura del down, ma c'è un review. Il down è chiuso. Inizialmente era stato dato un quarto inch, se invece dopo il review è un primo gol da una yard, una situazione
improbabile, ma che va molto a favore di Vesaro, che in questo momento possono giocare col cronometro. 50 secondi, il tempo corre. Trentatré secondi. Zeliendes giustamente si prende tutto il tempo. È un pass e trova il touchdown. Ancora Sanu. Ancora Sanu, mattatore sicuramente dell'attacco pesarese. Siamo ora 19 a 14, quindi si andrà probabilmente per la try da due punti. Per provare a mettere 7 punti tra le due squadre. 21 secondi e un time out per Comacchio per provare a riagguantare la partita. E c'è una flag. Ancora il roughing the kicker. Wow, a personal foul at this stage in the fourth. Hard to believe. Really hard to believe. And now that glow of hope that you had begins to flicker out, doesn't it? Yep. And this will be a punteggio di 20-14. Allora, dopo aver optato per il calcio, 6 punti sotto, 21 secondi. E 75 yard da coprire per Comacchio. Ancora aggiustamenti in linea per i ricevitori. Arriva lo snap, c'è tempo, c'è molto tempo. Kerrigan si era liberato, ma non prima che Mariota riuscisse a sganciare la palla, purtroppo è incompleto. E quindi è tutto da rifare, seconda e 10. Vediamo una trips a sinistra. Ancora aggiustamenti per quanto riguarda le tracce e le protezioni in linea. Vediamo ora lo snap. Mariota a tempo, decide di scaricare, arriva al lancio, quasi la palla rimbalza tra un ricevitore e un cornerback, quasi intercetto. 8 secondi, terzo down, stesso spot di partenza alle 25. The pressure drops off as they'll look to throw. E arriva il sack, stavolta non è di Kerrigan. So they'll quickly now signal for the timeout. Ma comunque c'era il suo tampino molto vicino al quarterback. E quindi andiamo a vedere quella che sarà l'ultima giocata della partita. Un attacco disperato a Landon per Comacchio. Vediamo Kerrigan che si muove in anticipo. Ancora aggiustamenti. Vediamo la difesa giustamente che indietreggia. Arriva lo snap, arriva il passaggio. Incompleto, palla per terra. E quindi la vittoria va agli Angels di Pesaro. Dopo una partita molto tirata, molto bella, molto combattuta, complimenti a tutti e due. E con questo risultato entrambe le squadre approdano un record di 2 vittorie e 3 sconfitte.
per stasera è tutto. Ci si vede domani con Week 6 sempre su Fida TV. E buona serata a tutti. Grazie. We had exactly that in this one.